Eccoci, troviamo un'altra volta attorno alla parola in questo tempo di Natale che noi stiamo vivendo. La Chiesa ha voluto raggruppare nella prima settimana dopo il Natale, cioè tutta questa ottava di Natale, la figura di alcuni cristiani molto importanti, particolarmente questi testimoni, cioè martiri, anche se c'è stata qualche modifica nel calendario liturgico. Ecco perché dopo la solennità del Natale del Signore viene la figura di Santo Stefano, martire, e questo diacono che viene ucciso per la sequela di Gesù Cristo immediatamente dopo la crocifissione del Signore, no? È chiamato il protomartire perché è modello del testimone, modello di quello che dà la vita per Gesù Cristo. Al giorno 27 troveremo a San Giovanni Evangelista, quello che ha dato la vita giustamente perché indicava l'agnello, indicava anche, faceva questo chiamato forte alla conversione ed è stato, noi lo sappiamo, decapitato. Al giorno 28 troveremo il ricordo dei santi innocenti, questi piccoli che sono stati uccisi per la paura d'Erode di perdere il potere. Poi veniva anche al 29 la festa di San Pietro e Paolo, però dopo è stata trasferita a giugno. Ecco perché la Chiesa ha voluto raggruppare questi santi nella settimana del Natale. Sentiamo che cosa dice il libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 6, versicolo dall'8 al 10 e poi passa al 7. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quella della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere contro Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, li piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Qua già abbiamo qualcosa, un elemento molto particolare. È perché ci sono quelli che vengono da fuori e che stanno ascoltando a questa predicazione. Perché Stefano era si pensa che era un ebreo, però educato alla cultura ellenistica, cioè era una persona molto formata perché la sua formazione era di origine greca. Ecco perché lui aveva tanta facilità per parlare, tanta preparazione, ma anche veniva giustamente perseguitato per questo. Sentiamo che cosa è successo quando è stato presentato davanti al Sinedrio. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, udendo le sue parole, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno dello Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. Alla destra di Dio disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Immagina. Stavano aspettando questo, giustamente, questo, che lui dicesse qualcosa per condannarlo. E là lui che manifestava già questo estasi, questo vivere terrenamente ma guardando al cielo, loro approfittano questa occasione per strapparsi le vesti, per otturarsi le orecchie, dice la parola. Allora gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. Qua c'è un elemento. È stato trascinato fuori della città, non è stato condannato dal Sinedrio, sino praticamente dalla gente. È stato lapidato per
per volere della gente. La gente è quella che l'ha trascinato fuori. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, sarà San Paolo dopo, e lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Parola di Dio. Che impressionante. È qualcosa di impressionante, fratelli, perché oggi a te e a me è stata data questa parola, che è possibile vivere il Vangelo, che è possibile testimoniarlo, cioè dare la vita per il Signore. È vero che oggi nelle circostanze attuali difficilmente saremo uccisi cruentamente per il Vangelo, ma una mamma, un papà, un insegnante, un educatore, anche un sacerdote, una religiosa che deve testimoniare, deve dire la verità, affrontare la verità in una società che complica tutto, che mette in confusione, che fa un relativismo di quello che è assoluto. Al Dio lo vuole fare sparire, facendo sparire Dio dalla società, dalla vita odierna, si deve cercare il rifugio in un'altra cosa. Ed è quella la testimonianza, ed è questo che anche Papa Benedetto XVI in questa bellissima enciclica Spe Salvi sta sviluppando. Nella speranza siamo stati redenti. A me mi colpisce tantissimo questo, di che Stefano non solo ha dato la vita, sapete che cosa? Qua c'è una cosa potentissima. È che lui è stato capace di dire: sentite, non tenerle in conto, non tenerle in conto, Signore, non imputare loro questo peccato. Molto diverso di te e di me, che ogni giorno giudichiamo, giudichiamo la storia, giudichiamo quelli che stiano accanto a noi, giudichiamo quelli che fanno le cose diverse di noi. Sembrerebbe che noi siamo a volte molto invidiosi degli altri, perché ci paragoniamo con un altro modello. Stefano è stato modello del martire, non solo perché è capace di dare la vita per annunciare la buona notizia, ma soprattutto perché ha messo in pratica quello che il Signore faceva nella croce e lo ha fatto per te e per me. Non imputare, Signore, il loro peccato. Me lo prendo io. Questo ha fatto Gesù Cristo per te e per me, me lo prendo io. E sembrerebbe una cosa molto strana che in questo tempo del Natale venga la figura della morte, nascita, morte. È perché noi possiamo capire che è tutta una sola cosa. Nascere alla vita eterna significa morire a questo mondo, morire alle passioni, morire ai nostri peccati, morire ai nostri capricci. Perché? Per poter andare all'incontro dell'altro e dire: Signore, non imputare a mio marito, a mio figlio, a mia moglie, non imputare ai miei genitori il loro peccato, non imputarselo, Signore, perché sennò già stanno nell'inferno, già se lo perdono. Perdonali, Signore. Frattempo che si soffre, sapendo che fai del bene e ricevi molte volte la persecuzione. Che impressione. A me mi impressiona questa. La figura di Stefano è questa. La figura di Stefano è un invito a che non è solo dare la vita, diciamo, come che le dà senso alla sofferenza. La tua sofferenza per il regno dei cieli, per essere santo, per cercare la santità, tiene senso in quanto anche tu e Dio partecipiamo della redenzione degli altri. Come, Signore? Non tenerlo in conto i peccati, non tenerlo in conto quello che sta facendo. Ecco perché
Papa Benedetto XVI, nel numerale 24 che stiamo trattando oggi, si fa questa domanda: e che cosa possiamo sperare? No? E lui dice con chiarezza che è vero che stiamo sperimentando uno sviluppo sociale, uno sviluppo tecnologico, però questo, dice, va solo nell'ordine materiale. Ecco perché a me piace moltissimo la figura di Stefano, perché lui ha potuto vivere il suo sviluppo nella fede senza distaccarsi della sua vita sociale, no? E utilizzando le sue conoscenze ha potuto testimoniare. Ecco perché il Papa Benedetto XVI dice che questo è il tesoro dell'umanità, è un tesoro morale, la capacità dell'uomo di poter prendere le sue decisioni. Possiamo dirle a Stefano: ma tu perché fai questo? O perché hai fatto questo? No? Perché ti potevi salvare, eri un giovane, potevi cercare la forma di eludere, di scappare. Invece lui ha scoperto il tesoro morale di cui parla Papa Benedetto, cioè la vera libertà, la libertà del figlio di Dio, la libertà di quello che vive nella grazia di Dio. È l'unico libero, quello che vive nella grazia di Dio. Ecco, il Natale continua a essere una fonte di chiarezza, di saggezza, di vita eterna per te e per me. Il Natale non è passato, fratelli, lo stiamo vivendo, che continuiamo a vivere questo tempo di Natale come la ricerca, ma la scoperta di questo tesoro morale di cui parla Papa Benedetto XVI, la vera libertà dei figli di Dio, capace di decidere il bene e quello che non è tanto bene, come Stefano, che ha potuto decidere per la sua vita, testimoniarlo fino all'ultimo momento. Auguri in questo giorno di Santo Stefano.